Lunghi giorni e piacevoli notti, sono Roland Shine e benvenuti su questa nuova serie, cioè Road, per fare una Camp Strike in tutti contro tutti con il cecchino e pure il live, quindi queste tre condizioni del Road che saranno abbastanza stringenti, quindi sarà un Road abbastanza lungo perché è difficile, cioè non penso di riuscire a concluderlo in breve tempo di sicuro, però il lato positivo è che sarà molto divertente perché il cecchino ha un suo fascino, ecco, poi su questo gioco ha un buon livello, mi piace molto, diciamo. E quindi, come al solito, vediamo cosa combinare, cosa riusciamo a combinare. In Strike Zone dubito fortemente che abbiamo qualche chance, però veramente, che ne so, proveremo a fare qualche feed. Non parlerò tantissimo, almeno per i primi episodi, perché giocare in live e cercare di fare un gameplay non sono due cose facili da fare contemporaneamente. Poi con il cecchino devi anche concentrarti per fare, cioè, come posso dire, per riuscire a mandare a segno bene tutti i colpi, ed è fondamentale. Che la lobby è anche carina, vi dirò tu a dirla tutta. Oh, no, non è primo sangue, l'hanno paccato. Vediamo, qua spawnano, eh. Questa è una bella zona da controllare con il cecchino, perché vediamo di fregarlo da qua sopra. No, eh. Boom! Canna cromata è il top, ragazzi. Ecco, già in difficoltà da vicino. Come vedete, uso comunque sensibilità basse perché penso che aiutano tanto l'automira, no? Però, ecco, dopo da vicino a volte mi trovo un pochino in difficoltà. Soprattutto se il nemico si muove lateralmente, finché ce li ho davanti, vabbè, funziona. Ok, dovrei avere un nemico anche qua. Un po' rimbambito su nemico. Oddio, sto morendo un po' troppo. Ok, questo è l'ultimo tentativo per fare una Camp Strike, come vi ho detto. L'obiettivo è soprattutto divertirsi, poi se dovesse venire meglio, ma appunto sarà molto difficile. No, ecco, abbiamo già fatto sfumare, fa niente, dai. Poi devo migliorare un po' la mira, perché se faccio fail come quello di prima. Più che altro l'ho sparato dopo. Oddio, iniziano le feed. Iniziano le feed. Boom, headshot, bitch. Come dicono su TFS Game. Esaltatissimi, però, a mia differenza. Sono un po' più tranquillo. Colpo preciso. No, no, l'esplosivo no, però ecco. Ci sono mille modi per morire, questo è quello più brutto. Ah, ecco. Ecco, il problema del cecchino, problema. Dipende quanto uno è bravo, è che se sbagli il primo colpo, soprattutto con canna cromata. Oh, cazzo, si tra. E stai buono te, il tuo cane di merda, eccolo. L'hai fatto a prendere. Vediamo se mi spawna subito dietro qualcuno. Vediamo com'è gestire questa zona. È dura, eh. Però è bello perché continuano a spawnarti lì. Però no, non va bene perché ti possono arrivare veramente da troppe, troppissime zone. Troppe, troppissime. E stai fermo, che ti costa? Ce l'hai con me? Preso in pieno, preso in pieno. Canna cromata è davvero un bel accessorio. Vi fare qualche hitmarker. E partono le feed. Bella sta zona, in effetti. Abbastanza facile da gestire perché non hai nessuno che ti spawna proprio puntato verso di te. Magari questo nell'angolino, però non è determinante. Sono anche un po' in streak, bello. Adesso però devo stare attento. Anche perché mi stanno iniziando veramente a venire a cercare. Ecco. Ecco. È finita la streak col bison, mi hanno ucciso. Sì, l'ho visto. Però
dovevo aspettarlo un secondo, perché mi era sembrato di vedere un nemico, poi ho tolto lo sguardo, poi ho realizzato l'elaborazione troppo lenta del pericolo. Quello si è proprio messo lì tranquillo, vabbè. Ma ragazzi, sto già per vincere la partita. Finiamola bene, dai. Cazzo. Ma fare trick shot con una sensibilità così bassa è depravante proprio. Cioè, una roba. Poi non so neanche. A parte il fatto che non sono capace, ma tipo un 3-6 quick dovrei riuscire. Vabbè, vada per il quick normale. Liscio. Liscio. Niente. Quando voglio farli non vengono. Quando sto giocando tranquillo invece magari vengono. Intanto qua stiamo abbassando drasticamente il rate, ma non fa niente perché abbiamo tutto il tempo. No, non è morto! Oh, ma. Oddio, vabbè, non posso lamentarmi perché ho fatto veramente pochissimi hit marker e di quello sono già molto contento. Vabbè, questa è una mob, una camp strike al contrario. Ho il piacere di presentarvi la prima camp strike al contrario in Italia. Altre 24 uccisioni, ci siamo. Boh, non riesco più a beccare un nemico. Vabbè. No, il cane no, eh. Faccio la kill cam sul cane. Dai, vieni. Vediamo se hai coraggio. Magari spawnano lì. No, il Jaggi, Jaggi, Jaggi. Dai, devo fare l'edge shot. No! Se gli fate l'edge shot mi sembra che muore col cecchino. Vabbè. Giustamente, dopo tanta agonia ho chiuso sta partita. Vabbè ragazzi, spero che vi sia piaciuto questo episodio un po' svagheggiante verso la fine. E vi ricordo sempre di seguirmi sui social network che trovate puntualmente in descrizione. Vi ringrazio per la visione e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!